Sapete che oggi mi ha scritto una mamma arrabbiata? Davvero? Che è una cosa che non succedeva da un po', devo dire la verità. Infatti un po' mi mancava questa che t'ha detto, scusa, sana dose di ipocrisia materna. E niente, praticamente si lamentava che una volta ho detto succhi a palle. Ah, vabbè ragazzi, ma è la vita che va così, cosa ci si può dire ma di brutto? Ma io non so, cioè, penso che alcune mamme, ma poche per fortuna, penso che vogliano lasciare i figli in una bolla di vetro per tutta la vita. Ma infatti, cioè, non sanno che esiste il mondo esterno. Capito, io penso che succhiapalle questo bambino lo abbia sentito dire già da prima. Comunque, ho questo sospetto. Forse ma a scuola anche di peggio. Ma forse anche, ma io non mi permetto di giudicare. Però anche a casa talvolta i muri hanno le orecchie, ragazzi, signore e signori. Quando magari ti fai male lì senti di tutto. No, no, ma succede. Anche quando il genitore si fa male si può sentire di tutto. Esattamente. O il nonno che tira le scorregge il nonno, in cucina. Il nonno, ragazzi, è finita. Se fa male il nonno è finito. Magari siete anche veneziani e lì no, si sente un po' no. Tipicamente qualche altra cosa, anche di più di succhi a palle, ecco. Però, insomma, avete capito. Ora, io dico, va bene tutto, però qualche parola allora, ogni tanto un po' colorita. Amici, scusate.